Don't starve. Bentornati ragazzi nel canale Dax e Max. Ciao raga. Dunque, anche voi cercate di non digiunare Morire. troppo, Sì. non morite di fame. Non morite di fame. E questa è una versione PS4 del mitico indie game uscito su PC da qualche tempo che sta facendo impazzire un po' la comunità internet. E devo dire anche hanno ragione, insomma. È Sembra. stata una bella sorpresa del plus. Inizialmente devo dire ero un po' scettico perché ho detto porca miseria, cioè allora, un sacco di tutti i giochi fighi per la PS3 che li stanno regalando praticamente, ce li Sì. tirano. E poi per la 4 ho detto cos'è sto coso? Cioè, io in realtà già l'avevo visto, ma ecco, per PC pensavo che non fossero riusciti a riadattarlo bene. Invece. Invece anche con i controlli sembra ben fatto, perché comunque abbiamo tutto a portata di mano, anche basta avere le freccette, quelle direzionali che ti permettono di scegliere Sì, velocemente cosa fare con anche quell'oggetto. con le levette, è tutto molto, molto. Intuitivo. Sì. E come avete potuto vedere, c'erano più personaggi Sì, selezionabili. e noi inizieremo però con il protagonista, uno dei protagonisti, insomma, quello principale. E come sopravvivere una notte su Don't Starve. E come potete vedere, in alto a destra c'è una lancetta che indica. Questi suoni, c'è una lancetta che indica lo scorrere del tempo. Siamo al Sì. giorno 1 e nella spiega tu, Sì, insomma. diciamo che la metà gialla è il tempo durante il giorno, insomma, quindi con la luce solare. La parte rossa è il tramonto e la parte blu invece è proprio notte La fonda, quindi notte. lì son cacchi. Poi sotto cosa vediamo? E abbiamo, diciamo, l'iconcina con il cuore, che è la vita, che si perde più che facilmente, quando si viene attaccati. Insomma, ci sono vari animali, creature, persino le api vi ammazzano molto facilmente. Poi c'è lo Sì, stomaco che invece è proprio la fame, che scende ovviamente piano piano se non mangiate. il Ed infine. protagonista va saziato, come potete vedere, qui sta fermo davanti a un fiore indeciso. Sì. Ed infine c'è il cervello, che è la sanità mentale, cos'è Appunto, praticamente? sì, la sanità mentale che va tenuta alta, il morale, diciamo, più che Sì. altro, che va tenuto alto con questi fiori che vanno raccolti e con un minimo di 12, se non erro, potrete costruire una ghirlanda che poi porrete sul vostro capo e vi manterrà lucidi. Altrimenti poi con il calare della sera potrete cominciare ad avere allucinazioni, vedere mostri e tutto sarà molto più difficile. Sì, dopotutto siamo stati buttati nel bel mezzo del nulla e quindi è ovvio che anche la sanità mentale possa un po' calare. Abbiamo appena creato un'accetta. Utilissima per, come potete vedere, per tagliare le piante, questi abeti. Possiamo, ecco, come vedete, tutto quello che c'è a schermo vedete è raccoglibile, quindi erba, fiori, frutti, Si possono animali, cacciare eccetera. gli animali, Sì. molto difficili, come Gli vedete uccelli gli uccelli scappano in un secondo. ancora non sappiamo bene come riuscire a catturarli, Sì, probabilmente con delle trappole, ma non abbiamo capito bene il senso Per adesso di siamo dei vegetariani obbligati. come vedrete più avanti, infatti ci sono anche le tane dei conigli o delle lepri, insomma, Sì. quello che sono. E ragazzi, è una sfida molto ardua Sì, inseguirli, quindi. consiglio principale è sicuramente innanzitutto prendere qualcosa da mangiare, perché lo stomaco scende non velocissimamente, però comunque ecco, durante la notte sicuramente bisogna rifocillarsi, anche perché durante il giorno siamo tutto il giorno a raccogliere le cose. E poi cos'altro bisogna raccogliere? Sì, assolutamente. Allora, se vedete che comunque non riuscite a fare scorta di carne, vi consiglio di darvi alle bacche. Come potete vedere qui in primo piano c'è la piantina con le Sì, bacche. un bel cespuglio. All'occorrenza anche i fiori potrete mangiare, ma non è che alzano di Sì, molto. ricordiamo che cotto è meglio e mangiato. Cotto e mangiato è meglio, insieme a Benedetta Parodi, ricordiamo. Sì, il cibo cotto rende Sazia di di più, più, sazia di sazia, più. sì. E invece con l'erba e con i legni possiamo costruire qualcosa. Moltissime cose, sì, ci sono i fasci d'erba che servono a costruire le corde, il sacco a pelo, ecco, qui abbiamo raccolto una torcia che potremmo usare per accendere, per andarci in giro, insomma, per vedere di notte. Utilissima, anzi fondamentale. Fondamentale, Lì non ci sono abbiamo delle detto.
che la notte appunto esatto è... e la notte è distruttiva, quindi se state nel buio per più di 10-15 secondi addio, morirete mangiati da non si sa quale creatura. Esatto. Qui intanto potete vedere una un piccone pietra... anche. Sì, qui abbiamo costruito il piccone per prendere le rocce, ma parlavo della pietra sacrificale. Con le teste di maiale. Con le teste di maiale. Quella pietra, una volta ricomposta, potrete sfruttarla per rinascere una sola volta, quando morirete, e rinascerete in quel punto. Sì. Dopodiché, se morite di nuovo... È game over. Game over e... il giorno diciamo al quale siete più giorni sopravvivete più punti esperienza avrete accumulato. Esatto. E, ricordiamo però che ecco dopo tutti gli oggetti se ne vanno, quindi cercate di perdete, non morire. Perdete tutto, sì, se morite una volta e avete attivato il portale ritornate lì ma con lo zaino vuoto. Sì. E ricordiamo anche che i punti esperienza servono a poter sbloccare personaggi aggiuntivi, che ogni personaggio ha delle caratteristiche particolari. E quello che ci sta seguendo adesso, Max, che cos'è? Sembra una specie di granchietto zompettino? Sì, è un misto tra una zucca con le corna e qualcosa del genere, un cagnolino, vabbè, sì. Un incrocio strano. È una sorta di cestino ambulante, lui vi seguirà sempre dentro di lui, potrete riporre fino a un massimo di 9 oggetti che se vi avanzano e non... Sempre ecco. Se non lo attaccate, ovviamente. Sì, sì, se lo attaccate poi... credo, mi pare che non vi segua più, non vi riattacca, ecco, è innocuo. E come vedete siamo già nella parte finale della giornata e abbiamo raccolto tantissima roba che sicuramente poi ci servirà per sopravvivere anche altri giorni. Adesso noi vi facciamo vedere soltanto ecco, un giorno velocemente. I 9 slot disponibili all'interno del pupazzetto della creaturina. E niente, la visibilità è già calata molto. Sì, ragazzi, fidatevi, questa è la grafica in-game, quindi non è colpa nostra se si vede così, ma è proprio così sì. Che succede in questo momento della giornata, perché appunto pensate voi di essere in mezzo a una radura e il sole sta calando, non vedete niente. Ovviamente. Quindi vicino al nostro portale, ora ci rifocilleremo vicino ad un fuoco consolatorio. Esatto, come vedete abbiamo aperto il menu per creare velocemente le cose e al di sotto di ogni cosa che possiamo creare c'è proprio quello che serve, quindi craftiamo ciò che ci serve. Ecco, come vedete il fuoco adesso fa parecchia luce, poi dopo possiamo alimentare sì, la fiamma con i legnetti. Siamo ancora in piena notte, infatti tra poco sì. Vi faremo vedere com'è il buio pesto. E lì la fiamma verrà, cioè dovrà essere alimentata bene perché veramente se no non illumina una beata minchia. Ecco come possiamo vedere adesso. Piano piano sempre più buio. Buio e si intravedono solo le lucciole che creano dei fasci. Qui adesso in questo momento non ci sono, ma solitamente ci sono delle colonne create dalle lucciole. Che... E come vedete ogni tanto il personaggio dice qualcosa e ci fa capire come cosa gli sta succedendo. Sì, esaminando le varie buche o sì, insomma, che... l'erba o quello che c'è, vi dice, ecco, qui potete ispezionare il fuoco e ispezionare vedere... anche qualsiasi oggetto che avete, quindi potete avere anche delle informazioni ecco, riguardanti ciò che può fare quell'oggetto. Questa è una prova per farvi vedere appunto quanto è buio. Quindi quando andate in giro di notte date fuoco alle cose, tipo gli alberi, così riuscite ad avere un cammino. Potrete incendiare gli alberi, ma non è molto consigliato perché appunto brucerete poi tutta la foresta. Sì, bisogna stare attenti anche su quello. Quindi ecco, vi abbiamo consigliato sì, qui stiamo facendo un balletto propiziatorio attorno al fuoco. Vi abbiamo dato alcuni consigli per affrontare la prima notte a Don't Starve. Se volete continuare a dare un'occhiata alla nostra partita, sicuramente arriveranno altri video riguardanti il gioco, magari anche con altri pupazzetti, sì, altri magari personaggi. Faremo dei live che sono sì. Più divertenti da vedere. Vi consiglio ecco di andare su Twitch. Lo potete trovare tranquillamente andando su Google. Twitch è un sito che vi permette di vedere in streaming cosa stiamo facendo tramite la PS4. Vi avviseremo sulla pagina Facebook quando faremo lo streaming. Seguiteci lì, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace. Ciao! Bella ragazzi! Don't Starve!